Oggi, 10 gennaio, festeggiamo Sant'Aldo Eremita. Di lui signora tutto, epoca della sua vita, luogo della sua nascita, data della sua morte. Sappiamo soltanto che fu un eremita e forse trascorse la sua devota giornata nel monastero di Bobbio, in terra pavese. Questo monastero era stato fondato alla fine del VI secolo da un grande santo irlandese colombano, il quale, fuggendo il mondo e allontanandosi dall'isola sua patria, andò seminando per l'Europa spore di vita devota e solitaria. Fondò infatti i monasteri di Luxeuil e di Fontaine in Francia, quello di San Gallo in Svizzera e quello di Bobbio in Italia, dove morì. Sant'Aldo sarebbe vissuto in quest'ultimo monastero, o meglio, cenobio, nel quale, secondo la regola di San Colombano, alla vita in comune si aggiungeva la vita eremitica di coloro che volevano restare nella solitudine completa e nel totale ritiro. Non si immagini perciò Sant'Aldo isolato in mezzo ad un deserto, come gli antichi anacoreti dell'Oriente. Egli non si allontanò materialmente dal mondo, ma se ne staccò spiritualmente, alzandosi verso il cielo. Non fuggì la prossimità degli uomini, ma si immerse nella compagnia di Dio. Eremita vuol dire solitario, e meglio ancora, quieto. Quando il mondo impazzisce, delira, rovina, travolgendo persone e cose, non c'è che un mezzo per donare le passioni e dominare il tumulto: star quieti. A correr dietro alle folle folli, a volere incatenare gli scatenati, c'è il pericolo di fare opera vana. Guai a coloro che corrono dietro alla corrente del mondo. Molto meglio è star quieti, molto più attraente è la tranquillità della solitudine. Ma essere quieti non significa rimanere inattivi, e la solitudine dei veri eremiti non è vuota né indifferente, è la loro anima. La vera quiete si ottiene nella preghiera e nella contemplazione, e la solitudine si riempie soltanto con la ricchissima presenza di Dio. Perciò gli eremiti non sono rinunciatari e pusilli, dimissionari e frigidi, egoisti ed oziosi. Sono al contrario vigilantissimi ed operosi, soltanto che la loro sollecitudine non è per le cose transitorie del mondo, ma per le cose stabili dello spirito. Essi vivono intensamente in Dio, e in questo modo vivono intensamente anche per gli uomini. Avviene così che la loro quiete dia al mondo un senso di sollievo e la loro solitudine attragga le anime, più che non le attragga il tumulto mondano. E a questi uomini solitari, ma non soli, quieti, ma non oziosi, fan capo i dubbiosi, accorrono gli sfiduciati, ricorrono i dolenti, ed essi diventano i consiglieri, i confortatori, i protettori, i veri amici e maestri di tutto un popolo e di tutta un'epoca. Tale dovette essere Sant'Aldo, eremita che quasi non ha lasciato traccia sulla terra. Dovette lasciarla però in molte anime, se
anche in assenza di precise notizie della sua persona, la fama della sua santità è rimasta come una presenza benefica e consolatrice, una luce volante nel cielo d'epoche perdute e di tempi remoti. Oggi festeggiamo anche San Pietro Orseolo, confessore 928-987, Sant'Agatone, papa, morto nel 681, San Domiziano, vescovo e confessore del VI secolo, San Consalvo o Gonzalo, confessore 1187-1259. E tutti i santi del paradiso, pregate per noi. Amen.